cavolo. Nella vita ci sono molte cose che mi fanno venire dubbi e una di queste è sicuramente dove buttare determinate confezioni. Ormai il canale ha preso un po' una deriva ambientalista, quindi ho deciso di approfondire l'argomento. Innanzitutto ho trovato quest'app fantastica che si chiama Junker, dove vi basta inquadrare il codice a barre di una confezione e lui vi indicherà esattamente dove buttare ogni singolo componente. Quindi sì, non ero pazzo a voler smembrare tutto e strappare la finestrella di plastica. Ma a parte l'app, anche online si trovano un po' di info interessanti. Andiamo a vederle. Prima cosa, chiedere al nostro amico Google dove si trovano le indicazioni più precise per il proprio comune. Io qui mi sono voluto togliere un dubbio. In che sacchetto vanno i componenti elettronici? In nessuno, andrebbero portati nelle varie riciclerie. Pensate ora agli scontrini di carta, vero? Solo in apparenza, in realtà vanno nell'indifferenziata. Pensate in che mondo viviamo. Ma sentite ora i colleghi youtuber. Parleremo degli imballaggi. Perché parleremo proprio degli imballaggi? Perché in realtà non tutti sanno che la raccolta differenziata vale solo per gli imballaggi. Per gli imballaggi, ecco, e questo direi che chiude abbastanza la questione questo va qui, questo va lì. Se è un imballaggio, lo riciclo. Anche perché, se ci pensate, questo discorso diventa tantissimo se solo ne... Ops, è successo di nuovo. Forse è meglio che domani metto insieme tutte queste confezioni strane e controllo se hanno indicazioni sul riciclo, qualche simbolino speciale, eccetera. Aspettate. Sì, ok, due cose le ho individuate, però adesso neanche so dove buttarle, quindi come faccio? Ciao Simo, te che sei tutto plastic free, ma il sacchetto del pane si butta nella carta o nella plastica? Perché è diviso proprio in due, sia carta che plastica. Fai così, portami giù un po' di roba, va, tra un peso e l'altro che stai alzando, così mi dai una mano a capire come vanno differenziate. Oh, cos'è sto tempismo? Io ne approfitto, andiamo a vedere che combina. Buonasera. Ah, ciao Simo, sei arrivato. Allora, come stai? Come ti è benvenuto? Ah, sono qui, io studio. Sono ciao, cassetto, ciao, ciao, no? Ciao, ok, bomba. Raga, questi qua sono i prodotti che ha portato il nostro caro amico Simo.